Le fasi di produzione di un disco sono 5: la composizione, l'arrangiamento, l'editing, il mixaggio e il mastering. È bene considerarle separatamente, anche se certe cose possono essere fatte anche insieme, perché ogni fase ha la sua importanza, la sua priorità. E soprattutto non è che poi dopo tutto si sistema. Ad esempio, una credenza comune è che in fase di mastering, che è quella che definisce il suono generale di un pezzo, si possono sistemare gli errori di editing. E in realtà no, semmai si amplificano. Quindi è bene avere tutto ben impostato prima, in modo tale da poi avere il miglior risultato possibile in fondo. Avere ben presente queste fasi ben distinte serve per avere una buona organizzazione mentale prima di tutto e anche pratica, e che è questo che consente di velocizzare ed ottimizzare le procedure. Più che queste procedure vengono ottimizzate e più il lavoro è fluido e scorrevole, quindi puoi veramente tirar fuori il meglio sempre di più, perché queste fasi sono quelle che concretizzano quella che è l'idea di fondo di un pezzo. Essendo procedure talvolta anche noiose, prima si fanno in modo rapido e poi anche meglio vengano ovviamente con la pratica e con il lavoro quotidiano. La composizione è la struttura vera e propria del pezzo, l'idea di fondo, il tipo di suono, il tipo di mondo a quale questo fa riferimento. L'arrangiamento è la disposizione dei vari strumenti, degli incastri ritmici e melodici. L'editing è leggermente diverso dall'arrangiamento, però è la definizione complessiva del suono, di tutti i dettagli che compongono un pezzo, gli effetti, eccetera. Il mixaggio, poi si livellano i suoni, si comprimono, si organizzano le frequenze, eccetera. E infine, una volta completato tutto questo, il mastering dà il suono definitivo. Tutte queste procedure hanno una grande importanza, non ce n'è una che si può sorvolare. Una volta svolte nel giusto ordine e svolte al meglio, il brano riesce poi ad ottenere il massimo risultato possibile. Una buona idea ha bisogno anche di un buon suono e dei buoni suoni per poter rendere al meglio. Qualsiasi consiglio in questa fase è utile. Analizziamo poi nel dettaglio tutte le varie fasi della produzione di un disco. A presto!